Ciao, vediamo le spie e i simboli importanti per fare i quiz. Allora, guarda bene il simbolo e guarda bene anche il colore, che ti verrà utile anche poi quando parleremo della prima fase. Allora, comando e spia delle luci anabbaglianti. È posta sul comando di accensione delle luci anabbaglianti e su spia di colore verde, quindi la spia di colore verde. Comando e spia dei proiettori abbaglianti. È posto sul comando dei proiettori di profondità e una spia di colore blu. È l'unica di colore blu. Indicatore di direzione verde e a volte abbinato a un avvisatore acustico. Fai attenzione che queste sono spie di colore rosso, quindi c'è una situazione di pericolo. Quindi la prima è la spia della segnalazione di pericolo, quindi sono le sei frecce. Poi questo simbolo vedi che è un termometro con dell'acqua, quindi è la spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento del motore. Questa invece è una pompa, una pompetta, quindi si parla di pressione, quindi la spia della pressione dell'olio. Non indica temperatura dell'olio, pressione. Questa è la spia del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Questa invece è la spia del freno a mano. Spia per la riserva di carburante. Gialla e a volte è abbinato a un indicatore del livello. Temperatura dell'acqua, quindi il simbolo raffigurato è posto su una spia che integra l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Quindi qui ci si deve fermare subito, si apre il cofano, si aspetta un po' prima di aprire questo tappo perché c'è alta temperatura, circa 90 o 100 gradi, e quindi potrebbe essere molto pericoloso, ci si può scottare. Batteria. Quando si accende questa spia vuol dire che il generatore non sta più ricaricando la batteria, quindi o si è rotta la cinghia o si è rotto il dispositivo, proprio il generatore stesso, oppure il motore è fermo, è spento. Quando si accende questa e sono in marcia mi devo fare attenzione perché tra poco la batteria si scaricherà e di conseguenza non sarà più possibile proseguire il viaggio. Dovrò spegnere tutto ciò che può consumare corrente. Pressione olio. Se spenta durante la marcia indica che la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è regolare. Se si accende vuol dire che manca pressione. Mi devo fermare subito, sennò rischio di creare dei grossi danni al motore. Aspetto 10 minuti prima di verificare il livello. Avaria dell'impianto frenante. Fai attenzione che la spia rossa c'è un punto esclamativo al centro. Ok? Quindi potrei aver consumato le pastiglie, le guarnizioni, le ganasce. Potrebbe esserci un avaria al servofreno oppure magari potrebbe mancare anche l'olio. Vado piano e vado subito dal meccanico, aumento la distanza di sicurezza e cerco di fare molta ma molta attenzione. Freno di stazionamento inserito, freno a mano. Spia rossa che indica il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, quindi in genere abbinata a un avvisatore acustico. Se accesa durante la marcia indica che il passeggero o il conducente non hanno indossato la cintura di sicurezza. Attenzione, può essere disattivabile con apposito comando sul cruscotto, è falso. Questo è l'airbag che può essere disattivabile. Questo è l'unico modo per far spegnere questa luce e far smettere il segnale acustico è inserire e mettere la cintura di sicurezza. Ecco, queste sono le spie che ti trovi nei quiz. Imparale bene, se ti è piaciuto questo video, metti un commento e condividilo con i tuoi amici. Ciao, a presto!